Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Lo avete visto e sentito dai nostri titoli, molta cronaca in apertura, ci arriveremo fra qualche istante. Prima però, molto importanti, i dati sul coronavirus. È il dato nazionale quello che preoccupa, fra virgolette, di più in queste ore, perché oggi si sono registrati più 1733 casi positivi nuovi, ieri erano più 1397, questo dato non era stato evidenziato addirittura dal 2 di maggio scorso. L'Istituto Superiore della Sanità parla di trasmissione diffusa e focolai da tenere particolarmente sotto controllo. In Toscana si registrano più 99 casi, con un trend invece in diminuzione rispetto a ieri, che aveva fatto registrare un più 113. Guardiamo un attimo le province nel dato scomposto, le province della nostra regione: più 22 casi a Firenze, più 11 a Prato, più 12 a Pisa e ancora più 10 nelle province di Massa Carrara e Grosseto. Questa dunque la situazione. Ricordiamo che comunque di questi 1733 casi in più di positività, una larga maggioranza sono persone asintomatiche o lievemente sintomatiche. Tutto questo perciò anche nell'arco del nostro giornale, ma apriamo, come vi dicevo, con la cronaca e partiamo da Arezzo. Ricorderete la storia di un commerciante che aveva ucciso un ladro? Ebbene, ci sono delle novità, perché il GIP ha detto di no all'archiviazione. L'apertura, i particolari. Uccise ladro, niente archiviazione, le indagini ripartono. Il GIP di Arezzo Fabio Lombardo ha respinto la richiesta di archiviazione per Freddy Pacini, il 61enne rivenditore di gomme e biciclette che nella notte del 28 novembre 2018 a Monte San Savino sparò uccidendolo Vitali Etonioc, 29 anni, moldavo, introdottosi nella sua officina negozio con l'intento di rubare, secondo la ricostruzione degli inquirenti. Il PM Andrea Claudiani, che coordinò le indagini, ora trasferito a Perugia per altro incarico, aveva chiesto l'archiviazione riconoscendo a Pacini la legittima difesa putativa, ma per il GIP sarebbe insussistente. Il giudice ha ordinato un supplemento di indagine. Alla richiesta di archiviazione si oppose la sorella del 29enne morto. Pacini quella notte si trovava nella sua officina perché ci dormiva, dopo aver subito vari furti tentati o riusciti. In 11 pagine il GIP Lombardo, dopo aver esaminato l'attività di indagine, le consulenze medico-legale e tecnico-balistica e letto le dichiarazioni rese da Pacini, scrive: il PM ha sostenuto che l'azione difensiva sarebbe stata posta in essere in anticipo, mentre cioè il ladro stava entrando nel capannone, ma ciò a ben vedere, oltre a far venire meno l'attualità del pericolo, sembrerebbe escludere la possibilità che il Pacini possa davvero essere caduto in errore in merito al fatto che l'intruso avesse la disponibilità di un'arma. Gli investigatori, guidati questa volta dal PM Roberto Rossi, che ha ereditato l'intero ruolo di Andrea Claudiani, sono invitati dal giudice ad approfondire punti ritenuti non chiari, ovvero una serie di aspetti che il GIP ha indicato alla Procura, legati all'andamento dei fatti in quella tragica notte del 28 novembre 2018. Da Arezzo invece ci trasferiamo a Pisa per registrare e avere particolari che vi forniamo della morte improvvisa di una donna di 29 anni dopo essere stata visitata due volte al pronto soccorso. Una donna di 29 anni, originaria di Fucecchio, ma da un mese domiciliata a Pisa, è morta improvvisamente dopo essere stata due volte visitata al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. I familiari della giovane hanno presentato una denuncia. Accertamenti sono stati disposti dalla Procura di Pisa insieme all'autopsia e intanto è stato inviato un avviso di garanzia a un medico del pronto soccorso. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno. Dall'ospedale pisano fanno sapere che la 29enne è stata ricoverata in osservazione breve intensiva per 48 ore, durante le quali ha effettuato una serie di esami clinici, di laboratorio e strumentali ed è stata dimessa solamente quando è stata asintomatica e in buone condizioni generali. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso, ma quello che emerge è che nell'ultimo accesso al pronto soccorso, spiegano da Cisanello, la sintomatologia presentata non risultava correlabile a quanto presentato e riscontrato nei primi due accessi. Ancora un incidente sul lavoro e ancora protagonista, tristemente, un trattore che si ribalta e uccide un uomo.
Tragedia alle porte di Foiano, un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. È successo in via Selce, nei pressi della zona del vecchio ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri e del personale di servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, supportati da una squadra di Cortona. La squadra, con l'ausilio dell'autogru, dopo aver sollevato il cingolato, ha permesso ai soccorritori di raggiungere l'uomo, ma il suo cuore ormai non batteva più. Il medico del 118 non ha potuto che attestare il decesso del pensionato, tra l'altro da poco andato in giacenza. Il fatto ha lasciato sgomenti tutti gli abitanti della zona. E vi ricordo l'appuntamento di questa sera, come ogni venerdì, con Giallo Toscana, in onda intorno alle 23.15 al termine del film in prima serata Dante Speak. In primo piano parleremo della terribile tragedia che ha colpito una famiglia con due sorelline di 14 e 3 anni decedute dopo che un pioppo le ha schiacciate all'interno della loro tenda canadese in un camping di Marina di Massa. 23.15, Giallo Toscana. Adesso restiamo però in Versilia e andiamo a Viareggio, perché ci sono stati momenti di tensione, di paura, per un cedimento strutturale delle scale di un condominio ed il palazzo è stato evacuato. È andata bene, bravo. Io ho sentito, ho chiamato questa di sopra, Marisa, che se... ho visto tutte le scale giù, ero nel bagno, qui. Ho detto che c'è il terremoto. Un crollo improvviso, avvenuto intorno alle 8.30 di mattina, ha reso inagibile la rampa delle scale di una palazzina di via Belluomini al quartiere Varignano a Viareggio. Nonostante fosse il primo mattino, nessuno per fortuna stava uscendo di casa, scendendo le scale, e nessuno è rimasto ferito. È stato un primo gradino al terzo piano a cedere, cadendo al secondo piano e coinvolgendo a effetto domino altre due rampe fino al piano terra. Alla fine sono una decina gli scalini crollati, le scale sono ovviamente inutilizzabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio. La vecchia palazzina è composta da 6 appartamenti, inizialmente erano tutti di edilizia popolare, poi negli anni 4 sono stati venduti ai residenti e 2 sono ancora di proprietà del comune di Viareggio, dati in gestione all'ente provinciale ERP. E le scale, da quando l'hanno fatti? Hanno tanti anni queste case, eh? Hanno 80 anni, questo palazzo qui, questo, quello e quello. Ci hanno fatto mai il lavoro. Al momento del crollo 5 persone si trovavano in casa, in 3 appartamenti. Nel primo pomeriggio, su ordinanza del comune, i residenti sono stati evacuati dai vigili del fuoco, trasportati attraverso un cestello. Sul posto anche la polizia municipale. 3 persone sono state sistemate dal comune in una pensione. La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il processo per 16 persone dello Sri Lanka e 4 romeni accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare riguarda le province di Lucca in Toscana, poi Milano e in Romania. In buona sostanza questa organizzazione prelevava migranti che aggiungevano in Romania e li trasferiva in Italia nascosti all'interno di TIR. A Siena ora, dove torna libero l'uomo arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver molestato in un bar una cliente. Torna libero l'uomo arrestato dai carabinieri di Siena con l'accusa di aver molestato una turista di 33 anni domenica scorsa nel bagno di un bar in pieno centro storico. Secondo la ricostruzione della donna, l'uomo l'ha palpeggiata e ha cercato di bloccarle il passaggio. La donna è poi riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, ma il soggetto è riuscito a scappare. Rintracciato dopo qualche ora dai carabinieri, è finito ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale, ma ieri il GIP, Ilaria Cornetti, non ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà. L'uomo di origini nigeriane è in attesa del permesso di soggiorno ed è residente in un centro di accoglienza nel comune di Radicondoli. Ha respinto l'accusa spiegando di trovarsi in centro per una semplice passeggiata. Il racconto della donna non è stato valutato come sufficiente per giustificare l'arresto. Il giudice ha ritenuto di non convalidare la misura cautelare perché è mancata la flagranza di reato.
L'uomo è stato infatti arrestato dopo alcune ore e sulla base della descrizione fisica e della versione dei fatti forniti dalla vittima e dai presenti nel locale in quel momento. Il giudice avrebbe inoltre valutato come lieve il grado della molestia messa in atto. La procura di Siena, nella persona del PM Nicola Marini, che chiedeva la convalida dell'arresto, ha già annunciato di voler presentare ricorso in Cassazione. In auto con un'arma e proiettili a salve d'un lampeggiante, per questo è stato denunciato un 19enne di Bergamo, è successo a Pistoia. In auto aveva un lampeggiante simile a quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, una pistola col tappo rosso, proiettili a salve e un manganello. Per questo un 19enne di Bergamo è stato denunciato dai carabinieri a Pistoia in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza sospetta di un'auto che si aggirava ripetutamente e senza apparente motivo tra le vie del centro storico. I militari, ricevuta la segnalazione, hanno intercettato la sola autovettura, nel frattempo parcheggiata in via Sant'Andrea, nel centro storico della città, notando sul cruscotto la presenza di un lampeggiante di colore blu, del tutto simile a quello utilizzato dalle forze dell'ordine. Immediati accertamenti hanno consentito di accertare che la vettura non era in uso alle forze di polizia e quindi la necessità di identificare il proprietario. In pochissimo tempo è stato rintracciato il giovane italiano originario della provincia di Bergamo che aveva simulato la sua appartenenza a qualche corpo di polizia. Un controllo più approfondito effettuato nell'abitacolo ha consentito di individuare e sequestrare, oltre che al lampeggiante blu, anche altro materiale. Un passamontagna, una pistola con il tappo rosso, un modello del tutto simile a quelle in uso alle forze dell'ordine, una scatola di proiettili a salve, un paio di manette ed un manganello estensibile perfettamente funzionante. La vicenda è stata posta all'attenzione della procura di Pistoia e sono in corso accertamenti per risalire ai motivi della presenza del giovane in città. Busta con un proiettile e minacce per il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. La missiva è stata recapitata nei giorni scorsi al comune versiliese. La busta e il suo contenuto sono stati presi in consegna dai carabinieri, allertati dallo stesso sindaco del Forte. Naturalmente solidarietà del mondo politico e non solo al primo cittadino di Forte dei Marmi. Adesso torniamo a Pistoia per ancora un fatto di cronaca, perché ha strappato una collana d'oro a una ragazza in pieno centro in città e poi è fuggito, ma è stato catturato dalla polizia. La polizia di Pistoia ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 19enne italiano gravemente indiziato per il furto con strappo di una collana in oro avvenuto in piazza della Sala nel centro di Pistoia la sera del 1° settembre. La collana è stata sottratta a un ragazzo di 19 anni che si trovava nei pressi del Pozzo del Leoncino in compagnia di alcuni amici. Il giovane era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi e uno di loro in particolare, descritto minuziosamente alla polizia, con un gesto fulmineo aveva afferrato la collana di oro giallo che teneva al collo e dopo averla strappata si era dato a precipitosa fuga con i suoi complici. Nella mattinata del 2 settembre il soggetto è stato riconosciuto dalla vittima in sede di individuazione fotografica. Ulteriore conferma è giunta dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali che avevano ripreso alcune fasi dello scippo. Sulla base degli elementi raccolti è stata avviata la ricerca sul territorio che ha consentito di rintracciare l'autore del gesto nei pressi di un bar del centro di Pistoia. Lo stesso, accortosi di essere stato individuato, ha tentato la fuga, inseguito dagli agenti e bloccato dopo un centinaio di metri, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti nel tentativo di sottrarsi alla cattura, procurando a due di
loro lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il 19enne è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Nell'occasione gli è stata notificata anche l'ordinanza di custodia cautelare in carcere pendente a suo carico. L'attività investigativa è proseguita permettendo di recuperare anche la collana che era stata venduta per la somma di 400 euro ad una gioielleria in città, con la complicità di un cittadino italiano pluripregiudicato di 62 anni che è stato denunciato per ricettazione. Chiudiamo così il pacchetto cronaca e cambiamo argomento. Torniamo in provincia di Arezzo perché è stata depositata una seconda perizia sul viadotto del Puleto che, come è noto, è chiuso dal 2019. Il viadotto Puleto lungo la E45 tra le province di Arezzo e Forlì Cesena era pericoloso al momento della chiusura al traffico il 16 gennaio 2019 e lo resta tuttora pericoloso in caso di eventi sismici. È la sintesi a cui è arrivato l'ingegner Vincenzo Laudazzi dell'Università di Pisa, incaricato dal GUP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli, oggi rilevato dalla collega Giulia Soldini, di effettuare un'ulteriore perizia circa le condizioni del viadotto. Dalla perizia, depositata ufficialmente in cancelleria, si evince che la vigilanza sullo stato di conservazione dei ponti deve essere permanente e che tutti gli indagati sono dipendenti dell'ANAS e tutti sono coinvolti nelle operazioni prescritte dalla normativa. Secondo Laudazzi, l'ispezione dell'impalcato e degli apparecchi di appoggio era eseguibile anche senza particolari apparecchiature. Laudazzi insiste poi sottolineando come l'osservazione è che in caso di perdita di appoggio le travate di impalcato si sarebbero appoggiate e ruotate sullo spigolo, con palese rischio di rottura del calcestruzzo in corrispondenza dei suddetti spigoli e relativa caduta di frammenti dall'alto, doveva essere prevista dai tecnici preposti alla sorveglianza e manutenzione, dato che ne avevano le competenze. Il pericolo di perdita dell'appoggio era sicuramente presente alla data del 14 gennaio. La chiusura del tratto di E45 scattò il 16 gennaio per ordine del procuratore Roberto Rossi, sulla base di quanto concluso dai suoi periti, mentre i periti ANAS erano giunti ad una visione più rassicurante delle condizioni del viadotto. Mercoledì 9 settembre è prevista l'udienza davanti al GUP Giulia Soldini. 4. Gli indagati. Si tratta dei dirigenti del compartimento ANAS della Toscana, Antonio Scalamandrè, Rocco Oliverio e Massimo Pinelli, insieme al capo cantoniere Luigi Sestini. Come annunciato nel nostro sommario, adesso un'inchiesta di Toscana TV, una pista ciclabile che fa discutere nel quartiere di Gavinana a Firenze. Rachele Campi. Siamo a Firenze, la corsia ciclabile che si trova nel quartiere di Gavinana fa discutere, i residenti si lamentano, dicono è troppo pericolosa. Vi posso dire che è una cosa indecente, una pista ciclabile, si fa una pista ciclabile idonea, non così perché è pericolosa. Con un parcheggio delle macchine all'isca di pesce esce una persona di una certa età e se uno va sulla pista ciclabile lo prende in pieno, cioè, no, è una cosa veramente inammissibile, i criteri di questa pista ciclabile, veramente. Un'iniziativa interessante, bisogna stare un pochino attenti al traffico ovviamente come sempre, più che altro si sta, diciamo così, alla correttezza degli automobilisti, che devono cercare di tenerla sempre sgombra, non come ora se ti si gira trova tutto parcheggiato sulle strisce in maniera non corretta. Ecco. Che c'è un problema grosso, l'ho visto anche ieri, che varie macchine parcheggiano e ingombrano parte della pista, specialmente in quel tratto, quindi io devo deviare, non mi sembra molto sicuro, mi sembra un po' pericoloso. Tutto qui, questa parte qui. Per il resto, ok. Tanti residenti si lamentano perché dicono che comunque le macchine che vengono parcheggiate all'isca di pesce... Ecco, è quello. Il pericoloso è quello che quando uno fa manovra, basta faccia un pezzettino, si trova subito nella lisca. Però fra le tante c'è anche un'altra cosa, che io spero smettano di andare sui marciapiedi, perché fino ad ora andavano sul marciapiede. Le biciclette finora andavano sul marciapiede? Sì. Andavano sul marciapiede perché, forse perché è molto trafficata. Avevano paura, ecco, spesso e volentieri si trovavano sul marciapiede, ecco.
L'anno scolastico, come è noto, sta per iniziare il 14 di settembre. Da Prato c'è stato un vertice in provincia con i presidi dei plessi scolastici della città. Vediamo. Da Prato, tre richieste alla Regione per poter far ripartire in sicurezza il trasporto degli studenti delle superiori. Aumento delle corse per il polo di Via Reggiana, dove ogni giorno arrivano 5.000 studenti. Potenziamento del numero degli autobus, anche con l'accoppiata di due mezzi che passano in contemporanea per raggiungere tutte le scuole. E incremento di mezzi e corse da e per i comuni della Val di Bisenzio e quelli medicei. Le proposte sono state elaborate durante una riunione fra i dirigenti scolastici degli istituti superiori, CAP e la provincia. È scellerato, commenta il presidente della provincia Francesco Pugelli, pubblicare le linee guida per il trasporto scolastico il 31 agosto. Siamo a ridosso dell'inizio della scuola e i presidi hanno già predisposto un orario scaglionato per gli ingressi e le uscite, ma ora si rischia che tutto questo sia vanificato se non ci sono autobus e corse sufficienti. La CAP intanto sta traducendo in termini pratici le linee guida date dal governo. Tramite mezzi anche nostri, come sappiamo la CAP fa anche servizio da noleggio, ma anche con aziende del nostro gruppo collegate, Toscana Bus, Linea, eccetera, di reperire mezzi sul mercato che verranno appunto utilizzati in incremento ai mezzi che normalmente vengono utilizzati, aumentando quindi la punta di un ordine di grandezza che sarà intorno ai 15-20 mezzi giornalieri. Cambiamenti in arrivo anche a bordo. Mantenendo sempre la sicurezza a bordo, quindi con l'utilizzo della mascherina e utilizzare i posti seduti anche in una modalità sempre di sicurezza, verranno inibite esclusivamente le sedute che si trovano una di fronte all'altro, mentre tutte le altre sedute che cosiddette in verticale, dove sostanzialmente l'utente si trova uno davanti all'altro, quindi di schiena, verranno utilizzate completamente. Per quanto riguarda i posti in piedi saranno l'80% di quelli previsti dalla carta di circolazione. Un trend già emerso, malgrado i tempi del coronavirus, a luglio e ad agosto. Ebbene, anche in questo primo fine settimana di settembre, tutto esaurito sul fronte del turismo ad Arezzo. Primo fine settimana di settembre da tutto esaurito negli hotel aretini, mentre c'è qualche posto ancora disponibile nell'extra alberghiero. A parlare di questi risultati è Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Arezzo in Tour, che ha descritto le nuove strategie di comunicazione tra campagna social sulla fiera e un importante torneo equestre in corso. Strategie incaricate di riempire il vuoto lasciato dai tanti eventi cancellati a causa delle limitazioni anti-Covid. Benché venga percepito come un turismo minore, spiega Comanducci, quello legato a intrattenimento, sport e business è stato fondamentale per salvare i mesi di bassa stagione. Un nuovo modo di fare comunicazione che dovrà sempre di più andare di pari passo con la necessità di ripensare tutti i vari eventi in città, dal momento che le norme vigenti non permettono agli organizzatori di rientrare nei costi. Tra le varie possibilità di intercettazione del turismo c'è anche una novità annunciata dalla stessa Fondazione in Tour. Dal prossimo 10 settembre, infatti, è prevista l'installazione di due cartelli autostradali della dimensione di 400 x 200 cm in corrispondenza dell'uscita del casello A1 di Arezzo sia in direzione sud che nord, in cui campeggia la foto di Piazza Grande. Una vetrina di promozione turistica da 2,5 milioni di contatti al giorno, con il conteggio del passaggio dei mezzi che quotidianamente transitano sulle autostrade. La cartellonistica, che nasce con la specifica finalità di promuovere i siti di interesse turistico, culturale e paesaggistico presenti nel territorio limitrofo alla tratta autostradale, rimarrà installata per 3 anni. La copertina finale di questa edizione del nostro telegiornale dedicata allo spettacolo, domani sera a Grosseto al Teatro Moderno, finalissima di Dilettando. La finale dei finali, questo è un evento unico che avevamo pensato di fare per il 20° anno, quindi per questo anniversario. Purtroppo per motivi Covid abbiamo dovuto necessariamente anticiparlo. Quest'anno
rispetto alle 10 date canoniche del tour estivo ne abbiamo fatte solo due, una semifinale a Montalto Marina e la finale delle finali appunto a Grosseto. Saranno presenti i vincitori delle ultime 10 finali, in più coloro che si sono classificati nei primi posti della semifinale di Montalto Marina. Quindi sarà un evento di altissimo valore anche da un punto di vista artistico, perché queste persone sono diventate poi dei veri e propri professionisti. Aurora Pepoli, Giacomo Neri, il trio delle rose, famosissimo per quanto riguarda i ginnasti maremmani, Irene Biagioli, Sara Maestosi e Gea Casamonti, Sonia Zaccariello, Giulio Sartini, il coro di Skip, Chiara Ambrosio che ha vinto la semifinale di Montalto Marina. Insomma, ci sarà veramente a divertirsi, venite perché l'ingresso è libero, è gratuito, naturalmente bisogna prenotare e bisogna anche compilare il modulo di autocertificazione. Le distanze sono rispettate, ringrazio l'amministrazione comunale di Grosseto che ha scommesso su questa iniziativa anche per dimostrare che lo spettacolo è vivo. Vi ricordo il film in prima serata Dante Spica a seguire Giallo Toscana a partire dalle 21:15 la nostra programmazione. Grazie di essere stati con noi e ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.